Ciao Mariangela, tu ospite oppure lo segui ogni anno questo evento? Io lo seguo ogni anno perché mi piace e mi appassiona. Dove sei Mariangela? Di Bari. Ti è piaciuta l'idea di cambiare la location? Sì. Perché? Perché comunque è più accessibile ed è più bello anche la vista. Qual è l'artista che più ti piace, che ti attrae in questo tour di Battiti Live? Emma Moreno. Un pensiero per Emma, che è una ragazza del sud. È la ragazza migliore che abbia mai conosciuto, perché comunque ha un carattere fantastico. E poi ha una voce a dir poco bella, più che bella. Ha presentato, pochi mesi fa, ha presentato il suo ultimo disco, lo vogliamo dire? Sì, ha presentato Schiena e ha cantato 11 canzoni, le quali mi hanno attirato subito e hanno dei significati comunque molto profondi. Allora, tu sei? Giorgia. E tu? Dodda. Tutti e due vi chiamate Giorgia, vero? E tu? Pietro. Allora, mi avete chiesto che volete di cantare. Cantiamo? Sì. Allora, insieme. Intorno a me. Intorno a me. Quasi come una bomba. Come una bomba. Chi è questo cantante che state imitando? Moreno. E chi è Moreno? Ti piace tanto? Anche Emma. Anche Emma Marrone, vero? Perché? Anche Emma. E com'è la... Siamo... Amami, anche bello il mare, l'estate. Brava! Amami, se senza farmi la luna che farò? Del farò? Battiti l'hai. Battiti l'hai. Battiti l'hai. E allora? Battiti l'hai! Allora Mingo, a te il ruolo di raccontare il backstage di Battiti Live 2013. Beh sì, diciamo, raccontare il backstage, guarda, è una parola grossa. Io sì, sarò qui nel backstage per due collegamenti. Io non so che cosa succederà davvero, anche perché per me è un ambiente un po' nuovo. Io sono abituato, no, alla striscia, politici, truffatori, a rincorrere qualcuno. Sai, fare satira musicale però è bello e stimolante, quindi non so quello che accadrà. Vi posso solo dire una cosa, che dal backstage poi mi sposterò con un, come posso dire, con un premio, un trofeo particolare. Mi stavi guardando e dire, ma che cos'è? Da qui prenderò un oggetto e lo porterò sul palco, quindi farò una vera e propria incursione sul palco dove c'è un cantante, uomo o donna, e farò qualcosa. Ecco, questa è la novità di quest'anno, che insomma farò io, perché dicono che sono allenato a farlo. Una battuta per il pubblico di Battiti Live 2013. Io non vedo l'ora di salire su, ho già visto da oggi dalle prove che sono super cariche le persone che c'erano, è un palco bellissimo, c'ho il cuore a mille e non vedo l'ora di salire su stasera, perché non lo so, ho già visto dallo schermo che è qualcosa di spaziale, non vedo l'ora. Sono cuore a mille, non vedo l'ora. Grazie. Battute. Vai. Per Battiti Live 2000. Allora, siamo qui a Battiti, è la prima volta a Battiti per me. Sono emozionata particolarmente, già oggi alle prove c'era tanta gente e chissà cosa ci aspetta. Credo di essere forse la prima ad esibirmi, quindi devo rompere il ghiaccio. Certo. E l'accoglienza ti è piaciuta? L'accoglienza è stata straordinaria, quindi le premesse sono positive. Speriamo bene. Grazie. Grazie a te. Ma dentro al mio cuore.
Sono felice di essere qua, mi sa che facciamo un casino. No? No, ci divertiamo. No. Bene, ah. Oh. Titi Live, grazie. Cosa ascolteremo? Sorpresa. Va bene, attendiamo. Va bene, ci sentiamo dopo. Porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle, al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate.
c'è solo il vento e porta via l'amore. Cancello coi tuoi occhi le mie fragilità. Rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura. L'istinto di chi poi non se lo immagina. La bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle. Le tengo fra le mani e conto sulla pelle. E bocca contro bocca e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina.